Ma buongiorno cari amici e benvenuti da Adribisù. Guardate che belli oggetti abbiamo oggi da aprire. Come avrete visto dal titolo, abbiamo un ottimo kit di Gemmi UV Factory con fornetto UV. Vedete, c'è tutta questa robina qua. Io mi sono catapultata, ho visto questo su Amazon, mi sono gettata subito all'acquisto, ho pagato intorno ai 35 euro. Poi c'avevo un piccolo sconto lì da Amazon, in pratica, quale occasione migliore per accedere all'acquisto. Praticamente contiene tutte queste belle robine qua, tra cui un fornetto, insomma, UV, al che la resina. Ho detto, beh, allora ne vale la pena di acquistare questo bel kit che apriremo insieme. Infatti ho resistito abbastanza qui, veramente ho resistito molto molto molto, perché tipo che l'ho comprato un mese fa, così come questo qui è praticamente un altro bel kit Crystal Glue della Lisciani. Questo qui, quell'altro era della, poi lo vediamo, insomma. Vi lascio anche i link di questi in info box, perché secondo me con la resina, insomma, sono dei bei kit. Adesso sono curiosissima davvero di aprirli, eh. E ovviamente 8 più ce la facciamo, perché io dai, su, scherzo. Vedete, qui sono dei giochi però per adulti. A questo punto io posso anche includere, dai, niente. Allora a questo punto non ci resta che aprire. Apriamo così vediamo cosa c'è, ed inoltre poi possiamo fare anche delle, come dire, delle prove di utilizzo. Ecco qua, io aprirei prima questo che è veramente veramente tanta roba della Nice Group. Mi è arrivato un po' con una botta di lato, vabbè, dai, si sa, durante il trasporto può capitare. Spero che non si sia danneggiato niente, anche perché lì se c'è un problema di che si è rotto, insomma, lo devi dichiarare su Amazon. Va bene, comunque a questo punto io faccio una bella cosa, siccome come sempre il mio piano è piccolino. A questo punto lo apro di sotto e poi inizio a pescare il contenuto e lo salgo su, così vediamo un attimo di velocizzare il tutto senza far cadere niente, soprattutto. Allora, ah, bene bene bene, vedete, comunque si presenta in questa maniera. Allora, così così vediamo se vede subito il fornettino. Lo tiro fuori così. Ah, gli accessori non li sto vedendo, non li sto vedendo. Forse sono nascosti in sottofondo, c'è il doppio fondo. Adesso vediamo, vediamo subito. Allora, questo era chiaramente il sacchetto scoppiettante che lo conteneva. C'è un po' di graffi, vabbè. Comunque, vedete? Strano, era sigillato, non usato. Che ci sono su Amazon della roba usata, se vuoi comprare. Io non ce l'ho mai presa la roba usata, però chiaro, la paghi un po' di meno, però c'è anche questa cosa, era sigillato, non aveva. Allora, guardiamo subito come funziona sto qui. Allora, pare che si apra di qua, ma io vedo le cerniere da qua. Allora, no, ecco. Ah, ok. Ah, carino, c'è lo specchio. C'è lo specchio, bello. E queste sono i LED. Carino. Allora, c'è tutto un mondo da scoprire. A questo punto, ah, così è il fornetto. Allora, qui è pesante, quindi io penso che ci sia, a questo punto ci siano già le pile. Ah, ecco, l'interruttore deve essere questo. Beh, comunque adesso per il momento facciamo una visione di ciò che c'è, poi faremo una prova pratica a questo punto in un altro momento, diversamente, perché sennò il video diventa troppo. Ah, vedete, ci sono non incluse le pile. Allora devo svitare, quindi vedete, però è pesantuccio, sembra come se
C'è qualcosa dentro che non vedo, vedete? Allora, giravite, roba varia, niente, da farsi in seguito. Da farsi in seguito lo faccio già io e poi, bello che è pronto, vediamo di far qualcosa. Guardate, qui ci sono tutte le istruzioni. Figo, mi piace. Istruzioni. Adesso vediamo tutti i bei accessorini. Allora, attendi 3 minuti. Ah, è veloce come lampada. Si vede che ci sono. Eh sì, c'erano tutti quei puntini di quei LED. Evidentemente, più LED ci sono, è chiaro. E più ti sbrighi. Allora, guardate quanta bella robina. Adesso andiamo a pescare. Dai, andiamo a pescare che sicuramente sta sotto. Sotto a questo cartone, spero, quante volte troviamo surprise e non ci sta niente, beh non credo, però tutto è possibile, io ormai non me la vedo di niente, no, no, cucù, ci siete amici, ciao, allora una busta, ci sta tutto insieme, oh, analizziamo il tutto. Molto bellino, belloso, belloso. Sono come una bambina a Natale. E dai, su. Allora, aspettate che piglio un paio di forbici perché mi sa che è da sé qua, non lo voglio, non lo voglio rompere, strappare, insomma. Allora, facciamo per benino. Allora, ok. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. E un attimo. La magia è qui. Dunque abbiamo degli ottimi. Ah, te ne danno, che te ne danno. Dunque abbiamo della resina UV da 25, non capisco perché uno è da 15 a 25, perché potevano fare un unico contenitore. Va bene, ma a noi ci piace assolutamente. Dopo abbiamo, che belli. Allora abbiamo dei flake, cioè dei confetti con le letterine, ma che figo! Io ve lo consiglio, se volete divertirvi, ve lo consiglio. Ovviamente io su Amazon non ho affiliazioni, roba varia, che se voi comprate guadagno, non ci guadagno mai niente, io compro sempre, come voi potete ben vedere. Allora guardate, poi ci sono questi ring di congiunzione. Questo è un elastico, poi ci sono questi degli strass che fanno la loro porca figura. Dopo abbiamo questa bella catena, bella pesante, guarda, per collane, bracciali. Dopo c'è questo bel cordino fatto così, rosso. Questa è sempre, altra catena, quindi in pratica questo pezzo, questa c'ha già il moschettone. Ah, ok, te l'hanno già composta. Pure questo moschettone è già composto, uno per collana, uno per bracciale. Dopo abbiamo un'ottima base anello. Dopo c'è chi è questo qua? Ah, sì, questo è per poter, vabbè, forse o mescolare o pigliare i nostri carissimi strass da posizionare. E poi c'è un codice lì dove poter scaricare il tutorial volendo, per quanto, beh, sappiamo come fare, eh? Non è che non sappiamo. Però, così, giusto per curiosità, lo guarderò. Ta-da, carini, cuoricini. Ed il pezzo forte, aspetta, no, c'è un altro po'. Flakes, anzi. E dopo abbiamo altre due basi. Beh, tanta roba, tanta roba. Il pezzo forte sono gli stampi. Gli stampi che si infilano nel fornetto. Ah, guardate qua, chi è questo qua? Ah, ecco. Allora questo si mette qui. Adesso lo tiro fuori. Allora, se non rompi niente, dai cara Adri. Allora, bene, forse questo lo metti qua. Vabbè, da leggere le istruzioni, abbiamo capito, si sa. Comunque è meglio che ce la metta al posto suo. E dopodiché analizziamo questi bei stampi. Gomma, ok, fin qua. Ah, caspita, ci sta il bracciale.
Posso rifarci lo stampo, ad esempio. Eh già. Allora, che bello. Ah, queste sono le beads. No, figo. A me piace un sacco, eh. Già mi sta piacendo da fare, eh. Che bello questo. Non me l'aspettavo il bracciale. No. Ah, chi sei tu? Ciao. Chi sei? Ah, forse è un tipo una guiglia per infilare le perline. Forse, penso. Lo scopriremo solo leggendo. E questi carinissimi, ah, che bello! Ah, e mi sa tanto che è a sorpresa il fatto perché c'era l'immagine. Ah, vedete? Sull'immagine c'era che potevi trovare TVB, Love, il cavalluccio, qui come si dice, l'unicorno. Vedete questi? Invece io non ci ho trovato questi per due, silicone, vassoi di silicone. Sì, mi sa tanto che si vendono anche altri accessori di questi. Io invece, allora, non ho trovato, io ho trovato invece il cane, bello, e invece che trovare, beh, dai, questo qui è più bello forse del solito unicorno. Meglio le beads, che forse è più, insomma. È più fashion rispetto al. Beh, sono tutti belli comunque. Dai, carino, 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 carino. 10 stelle alla kit, Magic Kit che abbiamo attualmente aperto. Ma passiamo all'altro bel gioco creativo UV pure là. Vieni, amico. Vieni amico mio, ecco qua, senza rompere niente. Passiamo all'apertura del successivo. Allora, questo è della Lisciani, pagato intorno ai 10 euro, questo qua molto di meno, però ovviamente lì ci sta il fornetto, UV che vuoi, giustamente, ha un costo. Questo qua invece, vediamo subito, unboxing. Unboxing, tada! Ah, qui abbiamo subito tutto da fuori, poca suspense. Allora, instruction, quindi abbiamo anche qui, certo, te lo deve di, che te lo deve di, per chi non lo sa, certo, mescoli e vai. Ah, mescoli, quindi A e B. Allora, questa non è UV questa qua, eh. Allora, no, e beh, certo, se no altrimenti dovevano darti il fornetto anche qua. Certamente, dai, che faccio sempre casino. Comunque, si sa. Allora, voilà, abbiamo un ottimo bricco contenitore in plastica. Dopo abbiamo un fantastico stampo fatto così un po' opaco, effettivamente, con queste gemmine. Però ci piace, a noi tutto ci piace, figuriamoci se. Ah, qui c'è una tovaglietta che è tipo un panno, tovaglietta un po' plasticosa, diciamo, sembra uno scottex, ma non è. Dopo abbiamo degli ottimi guanti, e beh, ci sta, guanti nitrile, si sente il nitrile. Mettiamoci qui, bene. Dopo c'è. Ah, ecco qui, questo è il kit di resina. E allora A e B, questa è l'eposidica. Figo, anche questo, eh. Figata, figata, figata. Vediamo com'è sta resina. Scaduta? No. Vabbè, comunque, dai. Andremo a mescolare. Questo chi è questo? A. E questo è B. Ok. No, ci sono delle, sto guardando meglio, ci sono dei pezzettini, però sono sul fondale, poi l'agiterò. Allora, dopo c'è questa spatoluccia, carina, tipo cucchiaino per prendere i glitter, che ha solo due accessori. Allora, un colore solamente. Io ci ho trovato il liquid pigment colorante, questo anche qui forse sarà casual,
l'introduzione dei glitter e cose, e quindi questo invece è l'altro per 10-11 euro, insomma, che ho trovato. Bene amici, io a questo punto per quest'oggi stopperei il video qui, vi ho mostrato delle belle cosine, vi lascio i link di info. No, sembrava che fossero proprio questi invece, questi dell'immagine. Sì, qui è stato, cioè è stato praticamente l'immagine riguarda ciò che trovi dentro alla fine. Se va bene. Niente, allora vi lascio tutti i link di questi miei acquisti simpaticissimi. Spero tanto che vi sia stato utile questo video, che vi piaccia la mia goffaggine. Dai, scherzo. Allora vi lascio una buona giornata. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, like, commenti, come sempre. Ciao ciao, alla prossima.